Buonasera a tutti, ben arrivati a questa nuova puntata di Semi di Speranza sul Popolo della Famiglia TV. Siamo giunti ad una nuova puntata del mese di gennaio, nella quale affronteremo, proseguiremo nel parlare di giovani, di ragazzi. Gennaio è iniziato con la prima puntata del 7 del, scusate, dell'11 gennaio. Con la nostra Giusy D'Amico dell'associazione Non si tocca la famiglia, con la quale abbiamo affrontato ovviamente la tematica dell'emergenza educativa. Abbiamo proseguito la settimana successiva insieme a Susanna Fioranti, con la quale abbiamo parlato della meravigliosa iniziativa della scuola parentale Maria Mater Sapienza, di cui lei è cofondatrice, e questa sera, come potete vedere dal titolo, avremo il grande onore, il grande piacere di poter continuare a parlare di giovani e soprattutto di protezione dei giovani insieme ad Annalisa Colzi. Nella puntata precedente Facebook ci ha aiutato da un punto di vista informatico e quindi è stato possibile attuare la doppia diretta che abbiamo potuto constatare ha riscontrato un grande successo, perché ovviamente dà la possibilità agli utenti di poter vedere entrambe le persone che partecipano alla trasmissione, quindi il conduttore, la conduttrice, in questo caso che sono io, e il nostro ospite. Per questa sera Annalisa non potrà partecipare, diciamo, in termini di visibilità di persona, non possiamo quindi vedere il suo volto in diretta, però potremo averla al telefono. Quindi, anzitutto, grazie per essere qui tutti voi, grazie per seguirci, grazie per condividere. Sì, cara carissima, ecco, adesso ti metto in viva voce. Grazie a tutti voi, stavo dicendo, per condividere questa diretta e soprattutto per fare in modo che questo messaggio, questa intervista che inizieremo a brevissimo con Annalisa possa essere ascoltata e rimbalzata da quante più famiglie e da quanti più giovani possibili, perché Annalisa è una sorella in Cristo, è una cara amica che ha a cuore il bene dei ragazzi. Benvenuta tra noi, Annalisa, grazie per il tempo che ci concedi. Grazie, grazie a te, grazie a tutti voi. Buonasera a tutti. Abbiamo i nostri Facebook spettatori che mano a mano stanno arrivando. Abbiamo taggato la tua pagina e anche la pagina dell'Esercito di Maria Brava. affinché più persone possano. Quelle poche, penso, immagino che non ti conoscono, non hanno avuto la grazia di conoscerti, di conoscere soprattutto l'apostolato che porti avanti, quante più persone possano ascoltarti e ascoltare quello che ci racconterai su come, ad esempio, nasce. Io sono sempre molto curiosa anche del nome delle associazioni, perché immagino, come ciascuno di noi ha un nome proprio, il nostro nome, la nostra vita e la nostra storia, no? Quindi Esercito di Maria, un titolo, un nome o no, di grande onore, ma di grande peso anche, immagino, no? Sì, immagini molto bene. Devo dire che questo nome io, a dire la verità, non l'avrei neppure scelto personalmente, perché nonostante che fosse una frase che dicevo spesso a Međugorje, perché appunto è nato tutto così, facendo i pellegrinaggi a Međugorje, ricordando il Grignon de Montfort che parla dei soldati di Maria, tante volte radunati con i miei pellegrini mentre facevo le catechesi sul Pobordo, ho detto: beh, noi dobbiamo essere l'esercito di Maria. Questo esercito di Maria ha cominciato a girare tra i miei pellegrini e quando ho creato l'associazione ho pensato a quale nome dare. E ho chiesto, a dire la verità, consiglio proprio a una persona che vive a Međugorje e dopo esserti lei consultata con due sacerdoti, ha detto senza dubbio l'esercito di Maria. Dico che a me è rimasta un po' così, dico ma chissà, cioè anche quando ti presenti, no? L'associazione Esercito di Maria, ma mi veniva da ridere pure a me questo nome Esercito. Però
Però mi sono resa conto che effettivamente è un nome che piace tantissimo. Infatti alcuni poi mi dicevano, sai, io ho deciso di venire in pellegrinaggio con te perché ho visto Esercito di Maria, stupendo, sì, l'Esercito di Maria. E allora ho detto, boh, signore, forse veramente questo nome l'ha scelto la Madonna. Diciamo anche un'altra cosa, c'è anche una motivazione ovviamente spirituale. Perché, come ci ricorda San Paolo, la nostra battaglia, c'è una battaglia in corso, ovviamente, Una contro il guerra, una demonio, è guerra, una una guerra, guerra. appunto. Quindi la nostra battaglia non è contro le creature di carne, ma contro gli spiriti dell'aria, quindi contro il maligno, contro Satana. E allora davvero bisogna essere un esercito compatto che però fa la guerra con il rosario, soprattutto con il Santo Rosario. Ovviamente poi tutto il resto, chiaramente una vita di grazia, eccetera, però la recita del Santo Rosario, anche perché è lontano, credo che ci apra le porte alla grazia di Dio. Confermo assolutamente, Annalisa, non perché tu avessi bisogno della mia conferma, ma perché io sono in cammino, sono una neofita del cammino di riconversione, e davvero nella recita del rosario, approfitto anche per ringraziare le sorelle in Cristo che ho potuto incontrare nel corso di questi anni, che mi hanno richiamata come un soldato, mi hanno richiamata le armi, no? Che cosa hai fatto? Mi viene in mente proprio parlando di soldati, no? Il soldato ha la mitragliatrice, ha il fucile, noi abbiamo il rosario. Quindi ho delle sorelle che anche mi stanno guardando, che ringrazio proprio con tutto il cuore, che mi richiamano all'ordine ed è una grazia, perché come se mi dicessero: hai sistemato la tua arma? Non ti dimenticare la tua arma, devi esercitarti con la tua arma, perché serve, perché lascia una Esatto. pace grande, e perché è una mamma, perché Maria è una mamma. Ed io che sono mamma so quanto è importante per i figli ricevere anche solo una carezza. E quindi il rosario è la carezza della Madonna, è questo forse, no? Poi siamo proprio al 25 del mese, quindi stiamo aspettando il messaggio della Gospa Sì. È vero. questa sera. Ci pensavo, sai, mentre guardavo l'ora che arrivava, dico: ah, che bella, bella questa data, vedi come non decidiamo niente, no? È Bella questa vero, data vero. in cui hai dato la disponibilità, semi di speranza. Pensavo a Medjugorje, ai pellegrini che si stanno preparando al messaggio della Madonna. Non lo so, questa cosa mi ha dato una grande pace, è stata una coccola, proprio una grande coccola. Sì, anch'io sono contenta perché sono molto legata a Medjugorje, legatissima. E quindi anche ovviamente ai messaggi che la Madonna continua a regalarci, no? Veramente ce li regala continuamente tutti i mesi, e il 25, ma anche quello del 2, anche Sì. se poi quello ufficiale è quello del 25, ma anche il 2 di ogni mese, la Madonna viene in mezzo a noi per pregare per coloro che ancora non hanno conosciuto l'amore di Gesù e per insegnare a noi come comportarti, no? Per accogliere il nostro prossimo, la Madonna dice sempre: ho bisogno di voi, siete i miei apostoli, portate la luce là dove ci sono le tenebre. Quindi davvero grazie alla Vergine Maria che con questo 25 mi fa sentire più forte, devo dire la verità, perché ho capito che è lei che mi mette tutti gli appuntamenti nelle date opportune. Come dice la Deborah Vezzani, dice la mia manager, no, la nostra manager, sei la Esatto. manager. Allora io penso che Deborah, la quale mando un bacio grandissimo perché so che sta per partorire il suo secondo bambino, e un bacino anche ad Emanuele Maria, che è il più grande, insomma, neanche ha 1 anno e qualche cosa. Lei dice sempre: la mia manager è Deborah. Io sono sicura che Deborah non sia gelosa se ci dividiamo la manager in qualche No, modo. assolutamente, anche perché anche la Deborah e Yuri fanno parte dell'esercito di Cioè, Maria. esatto, ma noi ci siamo conosciute in quell'occasione. Poi vedi come tutto è meglio non far niente. Quando ci Esatto. agitiamo tanto, stiamo fermi. Una mia cara sorella mi ha detto: stai ferma e fai il. Io faccio da poco tempo, cammino con il cammino neocatecumenale, e lei mi ha detto: fai il cammino, fai solo quello, stai ferma. E Esatto. serve, e serve. Vero. Dunque,
A me ha incuriosito molto quando abbiamo preparato la locandina, è nato l'interrogativo, scriviamo scrittrice, blogger, e quindi io ovviamente, io guarda, secondo me scrittrice, poi sono andata a vedere come tu ti descrivi ed è molto bello, a me ha dato mi ha fatto una grande tenerezza, devo essere sincera, Annalisa, perché... Tu scrivi, sono una scrittrice ma non ho i titoli per definirmi tale. Vero. No, ma è dalla misura. Allora, chi ti conosce via etere, recepisce, no? Chi ha avuto, io ho avuto, perché è una grazia, voglio dire, cioè, ci hanno fatto conoscere, ci hanno fatto incontrare, abbiamo potuto parlarci, abbiamo potuto abbracciarci, quindi è qualcosa in più. Io che ho potuto conoscerti, ti trovo esattamente in quelle parole, cioè c'è proprio il tuo. È come se spuntasse fuori tu che ti materializzassi. Una persona ha davvero la sensazione di chi sei, no? Quindi Certo. sul tuo blog tu affronti delle tematiche abbastanza a 360 gradi, che hanno tutte, diciamo, un cappello unico, no? Che poi voglio dire è quello di allertare verso quello che è il signore del male, perché esiste. Tu sensibilizzi anche non è solamente un attenzione, c'è il male, ma c'è anche un modo per spiegare come si manifesta, dove lo possiamo trovare. Ora, tu sai che noi la nostra autrice Daniela Baldanza ha preparato un canovaccio e io volevo raggruppare le prossime tre domande che arrivano in maniera tale così ti lascio parlare, sto zitta io, che è meglio. No, no, figurati. Partiamo dai fatti di Ancona, dai fatti drammatici, dolorosi. Io non oso immaginare il dolore di questi genitori, di queste mamme. Io sono una mamma, quindi posso solo pensare di immaginare il dolore. Perché metto subito il cappello dei fatti di Ancona? Perché i fatti di Ancona sono stati quella che è una punta dell'iceberg, se possiamo definirla così. Per settimane si è parlato, bene, male, se ne è parlato, poi scala il silenzio come sempre purtroppo sulle notizie di questo genere, e il silenzio per il dolore, per il lutto. Io te la faccio proprio a gamba tesa, la domanda, perché lo sai, ormai mi conosci. Ci sono dei testi, cioè c'è un modo per manipolare le menti, c'è un modo per entrare nella testa dei ragazzi in maniera subdola, in maniera malvagia, maligna. E viene sfruttata tutta dal male, dal signore del male, come l'ho definito prima. Fino a che punto sono pericolose quelle che possiamo chiamare le canzonette? Perché Vado? vai. Vado. Allora, guarda, questo sia un po', diciamo così, il mio cavallo di battaglia, perché ho studiato tantissimo queste tematiche. Appunto, mi presento nel mio blog, ma lo dico sempre, come una che ha fatto delle ricerche, ha scritto dei libri, ma in realtà è il Signore che mi ha ispirata a fare questo, perché umanamente parlando non ne avrei avuto le capacità. Così come vediamo noi oggi, no? Infatti a volte vado, invitano nelle scuole, così viene sempre spontaneo chiamarmi professoressa, giornalista, ma non sono niente di tutto questo e credo che non sia neppure importante. Importante è che sono una mamma che non ha figli, ma molto preoccupata dei figli degli altri, cioè dei giovani. Allora, questo bombardamento mediatico attraverso le canzoni, io credo personalmente che contribuisca a danneggiare altamente i nostri ragazzi. Per il semplice motivo che oggi i ragazzi sono molto più fragili di un tempo. Ormai negli anni abbiamo creato una società di giovani fragili, proprio non lo so neppure perché, ma non hanno quella scorza dura che forse si aveva 40 anni fa. Quindi in questa fragilità certi testi ovviamente possono penetrare altro che. Tant'è che leggevo, per esempio, non c'entra niente con la canzone, ma probabilmente se vado ad indagare ci saranno state anche delle canzoni. Questa ragazzina di 14 anni, mi sembra, in Inghilterra, un annetto fa, che si è uccisa a causa dei social network, cioè lo sappiamo, quello che scrivono, eccetera. Quindi questa fragilità, immaginiamoci un attimo.
se in questa fragilità si mettono delle canzoni stile, ci sono 100 modi per morire, funzionano tutti, il modo migliore per morire con la droga, un mix di pasticche e altra roba. Oppure, se in questa fragilità ti metto un cantante come lì, che doveva cantare Sfera Ebbasta all'incontro della Lanterna Azzurra, dove questo cantante, oltre ad essere indefinibile proprio a guardarlo, proprio da un senso anche di sporco. Io non so che gusti i giovani di oggi hanno, magari è pulitissimo, però vederlo così è un impatto orribile proprio. E lui addirittura non solo canta, ovviamente, inneggiando alla droga, all'alcol, questi cantanti purtroppo anche al suicidio, ma anche durante i concerti si prepara il suo cocktail di droga, codeina mischiata alla Sprite. Questo l'ho visto con i miei occhi, perché oggi i ragazzi riprendono con i cellulari e poi mettono in internet. Sì. Io, siccome ci lavoro molto, ho trovato pure questo. È una cosa orribile, perché questo vuol dire ai bambini, perché in fondo sto Sfera Ebbasta ti piace, l'abbiamo visto, dalla strage, 9, 10, 11 anni, fino ai 17 anni, massimo 18. E questo che cosa vuol dire? Che io ho una bambina, un bambino di 11-12 anni, devo fargli vedere che questo è un cantante che si droga davanti a tutti, e che i suoi testi sono, ripeto, una cosa orribile, senza parlare del sesso, eccetera. Ma possiamo anche parlare, si rimane sempre a livelli di 11-12 anni, di uno degli ultimi, Achille Lauro, che io sono rimasta allibita anche di questo, perché lui durante i suoi concerti, e lo ha detto esplicitamente, che lui vuole che si tolgano tutte le magliette, l'ho visto io nel concerto quando incita a togliersi le magliette, e poi nei miei concerti tutti devono bip, bip lo metto io, Oh quindi sì, si è capito no. benissimo. Sì. Ecco, allora mi chiedo, la mia domanda è questa: perché i genitori devono o lasciare andare i minorenni in certi luoghi o addirittura accompagnarli, come ha fatto quella mamma che poi alla fine ci ha rimesso la vita, ha lasciato tre o quattro figli a casa? Cioè, che senso ha premiare i propri figli bambini portandoli in una discoteca, ma anche non fosse stata una discoteca, anche fosse stato fuori all'aperto, a vedere un certo tipo di cantanti? Cioè, per me questa è una cosa diseducativa e molto pericolosa, perché, lo ripeto, questi cantanti istigano proprio al discorso della droga, dell'alcol, fino al suicidio. E ci sono stati dei casi, e a volte lo racconto nelle mie conferenze, dove si pensa, e qualche mamma lo ha pensato, neppure io, a cui è morta la figlia, che veramente ci possa essere un'influenza da parte di alcuni cantanti. Perché? E anche i video stessi. Se noi prendiamo un cantante, quello che vogliamo, Fedez, prendiamo anche questo. Allora, Fedez, se noi guardiamo il testo, è già. Il testo è negativo, mettiamo anche che sia positivo, però guardiamo un attimo il video, che cosa ci dice la sua vita privata. Per esempio, Fede, che cosa ha fatto? Lui si professa ateo, come la maggior parte dei cantanti e come tanti satanisti si professano atei. Però stranamente lui si professa ateo, però prende in giro la Chiesa, la Madonna, Gesù Cristo. In alcune canzoni le sue frasi sono irripetibili. Infatti il titolo di una sua canzone è Blasfemia. E ultimamente gli hanno regalato un crocifisso enorme, tempestato di brillanti, di Diamante, amanso, però comunque penso siano brillanti, con Topolino crocifisso sopra alla croce. Cioè, capisci, siamo alla follia. Quindi è logico che dopo i giovani non vanno più in chiesa. Cioè, sono talmente hanno talmente in testa tutte queste cose, questi bombardamenti, che ci sono lo ripeto, fin da quando hanno 9 anni. Quindi dopo, se io trovo quello che mi parla male della chiesa, del prete, di quello, di quell'altro, all'inizio, prima della mia adolescenza, nella preadolescenza, queste cose mi rimangono in testa, non c'è niente da fare. sì, è come se fosse un Vogliamo. marchio, no? Diventa un Esatto.
È come, scusa, faccio un esempio, poi ti lascio parlare, è Vai, vai. come Garibaldi. Garibaldi, l'abbiamo studiato a scuola, è l'eroe dei due mondi. E tutti abbiamo in testa che è l'eroe dei due mondi, ma è stato un delinquente contro la Chiesa, che ne ha detti di tutti i colori. Era proprio un anticattolico numero uno. Però penso molti di noi, una volta ho fatto la domanda alla mia amica che insegna, dico, senti, ma per te chi è Garibaldi? Dice, sì, Annelisa, io lo so quello che vuoi dire, ma effettivamente nella mia testa dico l'eroe dei due mondi. Ecco, ti rimangono in testa quelle cose. Sì, è come diventa come un tatuaggio, no? Cioè, a me viene a pensare i tatuaggi, mi viene da pensare a tutto. C'è cioè, una cosa che mi ha colpito molto di quello che dicevi tu prima per quanto riguarda questo pseudo cantante. L'immagine, visto che negli ultimi 20 anni l'immagine ha assunto dei connotati di un'importanza spropositata, Esatto, che non è il. Avere un minimo di cura nell'abbigliamento, nel porsi, nella postura è diventato cioè esagerato, si è passato al branding, non più all'accessorio di buona qualità, perché una volta era di buona qualità, una volta, insomma, non è che abbiamo 90 anni, tutti e due siamo coetanei, quindi siamo abbastanza giovani, insomma, no? La certo. cosa che mi colpisce è che tu hai detto, hai descritto esattamente quella che è stata la mia sensazione quando io ho visto la fotografia di sto tizio. Cioè, di Appunto. sporco. Ma Capisci? non è un giudizio, eh? Poi dici, No, no. magari te lavi 3 volte al giorno, no? Sì, ma è una sensazione di vederlo Però, così. sì, di promiscuo più che sporco. Guarda, ti dirò di più, cioè, Esatto. uso un termine veramente calcato, di promiscuo, di non. Sì. Allora dice, va bene, non lo guardo, lo ascolto. Va bene, lo ascolto. Allora, se io penso negli ultimi 30 anni al panorama musicale, oggi voglio dire, Giorgio Gaber compie 80 anni oggi, no? Cioè, non è che sia una bellezza da guardare, però ascolti i testi delle canzoni, ragazzi, è pura poesia. Questo, Certo. e sono ancora attuali oggi, il messaggio può essere comunque interiorizzato, mentre non vuoi guardare questo pseudo cantante, riferendomi a F qualche F basta, ma lo vuoi ascoltare, mio signore, c'è da scappare, sia guardarlo che Sì, appunto, ascoltarlo. esatto, E fatti. non si può non pensare, e qui introduco la domanda successiva, che questi ragazzi, perché sono anche loro ragazzi, cioè Fedez è un ragazzino, voglio dire, fa delle canzoni blasfeme, fa tutto quello che politicamente è corretto, perché poi rientriamo comunque in un ambito di immagine, in un ambito di business, in un ambito di potere, purtroppo, Certo. laddove se si è contro ciò che fa il bene della nostra anima, perché dobbiamo pensare che la nostra vita non è qui è un pezzetto, ce n'è Certo. 20 volte di più, no? Nell'eternità, perché l'eternità è immisurabile, però si sposa in chiesa, no? Hanno Sì, fatto il matrimonio. però no, non si è sposato in chiesa. No, no, no. Ah no, allora ho visto, ma no, perché io ti dico, io non ho No, la tele e non seguo il gossip, quindi no, 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 no. ho visto qualche cosa No, forse. lui è andato in Sicilia, però non si è sposato in chiesa, ci sono stati dei messaggi iniziali, ma non è così, Ah. e in più assolutamente non hanno battezzato neanche il Sì, bambino. questo l'avevo letto, Sì. No, povera anima, no, 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 povera si è sposato, boh, non mi ricordo più così, però a livello laico. anima. Ah, ecco. Sì, no. Quindi, Beh, altri lo fanno però, eh. E sì, magari, voglio dire, come la Beleno o qualcun altro, sì. mi viene in mente J-Ax, voglio dire, un altro che voglio dire, cioè, fa sempre parte, sono sempre ragazzi persi, no? Per i quali noi comunque preghiamo, perché preghiamo per la loro anima. Che comunque Così sono ragazzi chiaro. che probabilmente sono stati battezzati, quindi no, poi ci si perde perché mi ero persa anch'io, poi il Signore mi ha ripreso per i capelli. Quindi, però, Certo. tornando al discorso, cioè, c'è proprio da rendersi conto che è come se ci fosse, perché ne escono fuori uno dietro l'altro, Esatto, vengono lanciati cioè. apposta. Allora, se tu pensi come vengono costruiti, cioè allora, per capire che cosa ci sta dietro e come questi sono solo costruiti, basta pensare a uno Young signorino, non so se l'hai in mente chi è, quello che diceva di essere Satana, no, che suo padre era Satana,
che lui aveva un figlio che aveva fatto 17 anni, eccetera. Allora, sto ragazzetto, che io dissi subito, questo lo stanno usando così tanto per fare, dopo poco è venuto fuori dicendo: no, ma io non sono così, non è vero, mi hanno costretto a dire così, non ho nessun figlio. Allora, adesso ovviamente si è volatilizzato perché si sono arrabbiati quelli che lo gestivano, Certo. quindi non fai più niente. Però questo è il mondo, cioè li lanciano uno dietro l'altro perché hanno poca vita di essere famosi. Non è che poi i ragazzi o si stancano, allora ne mettono un altro e così e così e così. Però sono tutti manipolati ovviamente da qualcuno più grande di loro. Più grande di loro che sta, e come lo chiamava Padre Pio, l'inquilino del piano di sotto, mi sembra di capire, cioè così, Sì, senza neanche, in io maniera neanche credo. troppo velata, no? No, assolutamente, credo che proprio la massoneria comunque abbia, non abbiamo le prove ovvie, però che abbia, secondo me, una buona parte di responsabilità nel lanciare questi personaggi, o massoneria o associazione segreta, insomma, qualcosa dietro di segreto c'è sicuramente. Operatori, diciamo operatori dello zolfo, li vogliamo Sì, chiamare così? diciamo così. Esatto, quelli che puzzano del zolfo, insomma. E esatto. che comunque hanno un interesse Certo, economico, perché fanno i certo. soldi, no, su questi ragazzi. Ovvio, economico e anche di, come dire, di distruzione di tutto ciò che sa di morale e che quindi ha attaccato la Chiesa, ovvio. Tutto ciò che sa di moralità, ti ricordi nel 68 basta tabù, no? Così, così urlavo anch'io, comunque. E perché piano piano ci hanno fatto questo lavaggio del cervello. Quindi la Chiesa opprime, il Vangelo è pesante, è fatto solo di regole, ma chi te lo fa fare? Allora lascia stare tutte queste cose, tanto non è vero niente. Basta tabù, tu sei libero, libera di fare tutto quello che vuoi, il corpo è tuo, eccetera. Questo, diciamo, è il E poi, pensiero e dominante. poi arriviamo, no, alla legge varata dallo Stato di New York 2 giorni fa, perché voglio dire, quella Sì. deriva proprio, no? Tanto o Infatti. arriviamo in Francia, che voglio dire, fanno un DDL sul quale bisogna, Infatti. i ragazzi che si sentono aeroplani un giorno e tazze da caffè l'altro, scusami, io sono ironica, ma acida proprio su questi argomenti, No, ma è perché... così, questa è la realtà dei fatti. Diciamo che l'aborto per me ucciderlo a 3 mesi, 2 mesi, 9 mesi È un cambia omicidio. poco. Addirittura vorrei dire uccidere il bambino appena nato, tanto a questo punto lo uccidono lo stesso, no? Esatto. Ed è questo il problema enorme della nostra società, quella per cui Dio fa molta fatica a usare misericordia per noi, per tutti, perché siamo i promulgatori, non noi, ma dico in generale come società, di questo omicidio, perché di questo si tratta. Che si uccida 2 mesi, 1 mese, 1 anno, quando gli pare a loro, sempre omicidio si tratta. Certo che fa molto effetto vedere che c'è il coraggio di uccidere un bambino a 9 mesi. Cioè, allora, è sempre omicidio, ma questa è una cosa orribile proprio, una cosa che non si può pensare, che prendono un bambino tutto formato e lo ammazzano. Cioè, è terribile se ci si pensa, no? È terribile se Perché ci si pensa, ma quale mamma avrà un coraggio di fare sta roba qua? Questo me lo chiedo, perché a 3 mesi ti possono anche intortare in una certa maniera, nell'ignoranza, va bene? Ma quando tu a 9 mesi vedi un bambino formato, lo ammazzi, non lo so io. Spero che non avranno questo Ti coraggio. dirò di più, a mio avviso, ma è un mio parere, è una mia sensazione, per varare una legge di questo genere significa che lo stanno già facendo. Sì, certo, Perché ma voglio dire, il certamente. business di Planned Parenthood non è una cosa, no, Certo, cioè, ecco, ovvio. appunto. È come Quindi è questo l'eutanasia, che uguale. fa, esatto, oggi gli stanno dando la licenza di uccidere, oggi gli danno la licenza proprio, oggi gli hanno dato la licenza in mano, no? Esatto. Esatto, quindi è questo che fa rabbrividire, che con questa legge è venuto, poi è stato dato in pasto all'opinione pubblica, lo sappiamo tutti,
sappiamo tutti, e forse. Perché voglio dire, solo il Signore ci dà la capacità di. No, solamente Lui è capace di trarre il bene dal male. Forse con questa, con la legge approvata in questo stato, può essere l'amplificatore per far smuovere, perché il mondo pro-life negli Stati Uniti è molto organizzato. Cioè, tu hai visto la marcia che hanno fatto a Washington? C'era una marea umana, 200.000 persone, tutti ragazzi, tutti per la vita. Forse che questa Forse. legge omicida, no, mi viene da pensare, celebreremo la giornata della memoria domenica, no? Voglio dire, no, ecco, siamo in tema. Forse può essere un monito per fermare chi volesse, nel caso, ampliare e portare anche questo genere di leggi in Europa. Non lo so. Io, Annalisa, cerco di veramente di pensare. Se lui permette, perché è Dio che permette, no? Tutto questo, cioè lui ci lascia una Certo. libertà. Se lui permette, perché c'è un bene più grande. Quindi voglio pensare, voglio Speriamo. pregare, soprattutto affinché questa idea che io, voglio dire, mi è venuta sia poi concretamente fattibile, perché altrimenti siamo. Cioè, Sodoma e Gomorra, voglio dire, era un asilo infantile rispetto a quello che sta Sì, succedendo adesso, no? Non lo so. Cioè, altro vero. che diluvio universale. Comunque, di bene in meglio, con Giusy D'Amico 2 settimane fa dell'associazione Non si tocca dalla famiglia, che probabilmente conoscerai o hai sentito nominare, con lei abbiamo affrontato il discorso dell'emergenza educativa. E velocemente, nel corso dell'intervista, appena accennato la proposta dell'insegnamento yoga nelle scuole. Ecco, infatti ho premesso di bene e meglio, no? Ecco, appunto. Esatto. Quindi Allora, parlacene tu in maniera più articolata, perché so che hai scritto a lungo e approfonditamente in questo senso, no? Se non ricordo male. sì, sullo yoga sì, perché chiaramente lo yoga occidentale è uno yoga che fa ridere, però in questa risata purtroppo può entrare veramente quello di sotto, perché anche se fa ridere, ma molte volte, anzi diciamo sempre, c'è un mantra che viene detto. Allora, intanto viene fatto passare come metodo di rilassamento. Per far stare più calmi i bambini, più rilassati, meno agitati, che non è vero. Primo perché lo yoga non nasce per quello, dopo lo dirò, ma anche perché facendo dire il mantra, allora un mantra generalmente, insomma, soprattutto per chi non è vicino alla chiesa, è sempre legato ad una divinità Certo. induista. Quindi è una parola sacra per l'induismo. Ora, cosa succede? Il battezzato, quindi anche quello che non crede o crede poco, ma soprattutto per quelli che vanno in chiesa, comunque penso la maggior parte di noi sono battezzati, va bene? Quindi si va incontro al primo comandamento, io sono il Signore tuo Dio, non avrai altro Dio al di fuori di me. Ovviamente, continuando a chiamare questo, chiamiamolo idolo, no? Sì. Questo, diciamo idolo, va? Entità, ah, entità, cerca. Chiamo l'entità di un'altra, appunto dell'induismo. Questo non è che poi se ne sta in disparte, non pensa tanto questo è battezzato o lo fa tanto per fare, no, ne approfitta il maligno per probabilmente disturbare, magari non avviene per tutti, per l'amor di Dio, però c'è un rischio grande di aprire la porta a questo, e questo ne ho avuto prova anche parlando con gli esorcisti, i quali sono molto preoccupati di questa pratica e hanno già avuto dei casi. Ora, lo yoga in realtà, dicevo che appunto non è quello che viene fatto qui in Occidente, qui ne viene presa una parte che comunque, ripeto, può essere pericolosa. Ma lo yoga è una parola, vuol dire unire, ed è una pratica che fa l'induista per spezzare il ciclo delle reincarnazioni. Ora, ovviamente, quello che facciamo qui sono la terza parte di questo yoga, perché si tratta delle asanas, quindi queste posizioni e poi questo mantra, però sono 8 tappe, in queste 8 tappe
diciamo l'Occidente ne prende due, ma poi ci sono tutte le altre. E l'obiettivo è quello di diventare tutt'uno con questo Dio indefinito, che non è neanche un Dio, questa energia, ecco, questa energia che pervade tutto l'universo e dove il guru deve, lo yogi deve perdersi e quindi deve fare queste tappe per far aprire i chakra e far risalire la kundalini, che poi è un serpente, per loro rappresenta un serpente arrotolato, che si deve innalzare grazie a questi esercizi, innalzandosi questo serpente, si aprono i chakra, che ovviamente non esiste nulla, non esiste una cosa così a livello scientifico, però esistono a livello spirituale Spirituale, ed è certo. questo il problema. Quindi arrivando in cima a questa kundalini, l'ultima tappa, appunto quando arriva in cima, si perde nella, lo yogi si perde nella samadhi e diventa tutt'uno con l'energia. Ora, facendo queste pratiche anche così un po' così, ma questo è rischioso. Io ricordo un esorcista, una volta facevamo una conferenza, eravamo prima avevo parlato io e poi lui, ma io avevo parlato di queste tematiche e lui disse, parlava degli esorcismi e disse: guardate, io non vi so dire perché, non me lo chiedete, però ho avuto un caso in cui ho dovuto dire ai chakra di richiudersi, cioè ho dovuto ordinare ai chakra di richiudersi, non esistono, però glielo ho dovuto dire perché questa è opera di quello di sotto, ovviamente. Sono addirittura, ti dirò di più, che i veri yogi, cioè quelli che non si approfittano per fare soldi su queste cose qua, loro dicono al guru di turno, allo yogi di turno, voi acquisterete dei poteri, perché effettivamente facendo queste pratiche, sto parlando del vero yoga, Sì. si arriva ad avere dei poteri, si chiamano siddhis. Questi poteri loro dicono non ascoltate questi poteri, non utilizzateli, perché possono essere pericolosi, perché non sappiamo, lo dicono loro, chi subentra in questi poteri. Quindi, capito, non vi si prende questa cosa così alla leggera, magari se vengono dei poteri ci fa pure piacere, perché dice, ah, cappero, No, però riesco a certo. leggere il pensiero, riesco. E invece sono un grande rischio, perché questa è tutta roba che viene dal maligno, indubbiamente. Quindi io sono totalmente contraria a queste pratiche, sia nelle scuole, sia purtroppo nelle chiese dove vengono fatte, che non si capisce per quale motivo, per rilassarsi o per stare a pregare o per pregare meglio si debba fare lo yoga, cioè no. No, aspetta, questa cosa delle chiese, scusami un attimo, mi è sfuggita. Cioè, Beh sì, alcune certamente, non so, qualche giorno fa leggevo di una suora, ma generalmente sono suore che provengono dall'India, perché ormai sono impastate, tutto un miscuglio. E sì, dicevo, ma io sono una maestra di yoga, ma non c'è niente di male, faccio dire magari la parola di Gesù come mantra, e cioè, ma, però io dico un'altra cosa. Ecco, allora, io mi ricordo quando ho fatto delle conferenze su queste tematiche che per non sembrare una che vede il diavolo dappertutto, ho sempre detto, vabbè, se questa cosa la fate come ginnastica, senza mantra, senza niente, dico vabbè, va bene. E in una conferenza ci fu una ragazza che alla fine mi disse: senta, io conosco un sacerdote indiano che conosce molto bene lo yoga e lui mi ha detto che anche le posizioni richiamano i demoni. Quindi capisci? Poi non è detto che se uno fa questa cosa qua poi sia posseduto, no, attenzione, però il maligno ha tanti modi di infastidire e a volte può capitare che facciamo queste pratiche così, poi dopo 10 anni ci va tutto storto e non capiamo il motivo, ma il motivo molte volte è da ricercarti in queste pratiche, nello spiritismo, in tante cose che abbiamo fatto, magari in maniera superficiale, non abbiamo pensato che non riconduciamo a quella cosa lì il nostro malessere. Ma questo logico l'ho chiesto anche a un sacerdote, ma lo sapevo già, che anche dopo 10 anni, 20, che ne so, noi possiamo avere dei problemi legati a quella cosa che abbiamo fatto.
perché mi viene da pensare come se fosse qualcosa che si insinua. Certo, il E demonio non ha mai fretta, eh? Bisogna ricordarsi di questo. il demonio non ha mai fretta. Non ha mai fretta, quindi lui non vuole farsi scoprire. Quindi questo malessere, ma esempio, no? Uno dice, ma come mai non riesco a trovare un lavoro? Mi va tutto storto. Dopo, quando è grande, magari da piccolo ha fatto Sì. il famoso spiritismo Charlie Charlie, no? Questo, anche questo l'ho Mamma mia. detto, guardate. Da grandi potresti avere questi problemi. E un sacerdote mi ha detto, l'esorcista mi ha detto la stessa cosa. E dice, ma come mai non trovo lavoro, mi va tutto storto, ma come mai? Eppure prego. E beh, cosa hai fatto? E tante volte bisogna risalire a quella seduta spiritica, a quello yoga fatto in una certa maniera. Insomma, capisci? Con il tempo possiamo avere delle ripercussioni negative nella nostra vita. Grazie Annalisa. Tu dici uno yoga fatto in una certa. Può bastare anche una sola lezione, due lezioni, Ma tre? dirò, allora, io credo che sia molto difficile, intendiamoci, avere delle problematiche forti facendo qualche seduta di yoga, no, questo non Oppure credo, sai, ma... oppure che ne so, questi psicoterapeuti che ti fanno il coso del chakra piuttosto Ecco, che. sì, questo è indubbiamente il più pericoloso. Allora, se io faccio lo yoga e che ne so, dico un mantra, ripeto Gesù Cristo, vabbè. Al 90% secondo me non succede niente. Se tu vai a fare Reiki, chakra, Kundalini, tu avrai dei grossi problemi e molto presto, grossissimi. Perché queste pratiche, soprattutto il Reiki, che attualmente è entrato anche negli ospedali, è una delle pratiche più pericolose che ci possano essere. Perché a un certo punto si chiama lo spirito guida. E lo spirito guida non esiste, è sempre il demonio. Mio signore, mamma mia, mamma Eh mia, guarda, è atterrente, Annalisa, è veramente atterrente, perché io più ti ascolto e più mi sale il timore per quanti sono lontani dalla fede, perché per quello che magari riguarda me personalmente. Io sto imparando ad avere fede, no? Sono veramente una neonata, però sto imparando, so di non averne, ma sto imparando, voglio imparare e ho paura di allontanarmene. Quindi c'è la consapevolezza che c'è un bene, no? Certo. Chi invece ne è lontano e si fa abbindolare perché no, o volontariamente entra in queste spirali. Mio Sì, signore, cioè allora. io tremo e temo per queste persone. Ma ti dirò di più però, Emanuela, la cosa più pericolosa è per quelli che sono dentro la Chiesa, che fanno queste cose e dicono non c'è niente di male, e sono tante. Questa è veramente la peggiore delle cose, perché vuol dire mischiare sacro e profano e rimanere invischiati, perché tutto sommato chi è lontano rischia ovviamente, però può darsi che quel rischio, che poi lo fa stare male, lo possa avvicinare alla fede. Ma chi mischia tutto diventa un problema enorme, sai quante volte scrivono, mi scrivono persone che vanno in chiesa, no, ma cosa vuoi che non c'è niente di male? E lì si rimane spiazzati perché si capisce che non hanno capito niente di quello che vuol dire la vita spirituale, mi dispiace dirlo, ma purtroppo è così a volte. Ed è forse più pericolosa la seconda categoria di persone di cui stai Certo, parlando? indubbiamente, perché... Se io, allora, io ho fatto tante cavolate, spiritismo, cartomanzia, eccetera, va bene, e sono stata malissimo. Però questo male, questo prima della conversione, mi ha portato alla conversione, a conoscere Cristo. Io, mettiamo oggi, mi metto a fare per curiosità, ecco, per curiosità, ma sì, dai, voglio leggere l'oroscopo, poi magari dico, però ci picchia, guardiamo anche l'allineamento dei segni, eccetera. Io faccio un peccato molto più grave di quando facevo quella cosa ed ero lontana dalla fede, ho capito? Che il malessere
Allora, lì non ero consapevole, qui sono consapevole, vado in chiesa, faccio la comunione, cioè, e questo per me è terribile, cioè, ma dico anche dei sacerdoti, a volte sdrammatizzano tutti, i catechisti, dico, ma com'è possibile sdrammatizzare una cosa così che ti allontana dalla fede? E per me questo è quello più pericoloso. Guarda, sta scrivendo, mentre ti ascolto, leggo il commento di Mauro che è lastra. A parte che salutiamo tutti quelli che sono intervenuti, che mette i commenti, grazie, perché non, io sono talmente rapita dall'ascoltare quello che stai dicendo che a malapena riesco a leggere. Però Mauro mi scrive quello che io avevo in testa in questo momento, e lui ha scritto: troppi cristiani abbindolati da queste pratiche ingannevoli, che li ingannano, no? E quel Certo. che mi colpisce, grazie Mauro per il commento, quel che mi colpisce è che mentre io ti ascoltavo ho formulato esattamente questo pensiero e lui me lo ha servito su un piatto d'argento, servito proprio alla grande. Questo spaventa, no? Allora, certo, questo spaventa anche perché devi considerare che molti poi vanno dietro a queste teorie bizzarre, cioè che li allontanano dalla verità. Perché è molto più semplice, capisci? Nel senso, se io vado a fare, che ne so, Reiki, no? Esatto. Dico, ma io sto bene, sto meglio, e comincio a divulgarlo ai miei amici, magari con cui faccio catechismo, la butto là così alla Sì, grande adesso, sì, sì. eh? Cioè, capisci? Io porto nel tranello pure loro, ed è un problema. O anche un sacerdote, per esempio. Io, guarda, ne voglio approfittare, lo devo dire, perché ce l'ho Vai. sopra. Proprio sul gozzo, ma ho scritto 2 o 3 articoli, ho scritto al suo superiore, ma adesso devo decidermi a scrivere anche al vescovo e ho scritto alle Paoline che non mi hanno neppure risposto. Ma allora c'è questo Don Paolo Squizzato, che è un poveretto, è nell'errore più grave, è un sacerdote, è stato nel Cottolengo, spero che finalmente lo buttino fuori da lì, ma la cosa grave sarebbe se poi dopo lo incardinano a Torino perché è di Torino ed è grave. Gravissimo, perché lui è, mi spiace dirlo, ma è un eretico, gliel'ho detto pure a lui, non lo sto dicendo alle spalle, è perché mi ha chiamata dicendomi un po' così di tutti i colori, perché avevo scritto un articolo e io gliel'ho detto chiaramente, sei un eretico, un protestante, devi uscire, perché uno che non crede come sacerdote alla risurrezione, all'Eucaristia, alla confessione, non crede a niente, cosa sta a fare? No? Non ho capito, non può finire tutto tra luce e vino, cosa è venuto a Assolutamente. morire a fare nostro Signore? Allora, questi personaggi, con tutto il rispetto del sacerdote, senza voler giudicare lui che probabilmente... Coraccio, si è fatto prendere dall'errore, io non voglio mica, spero che ritorni sulla strada giusta, ma di per sé l'errore va condannato perché quante persone seguendolo seguono l'errore? Tanti. Ed è questo il problema che noi dobbiamo arginare, senza voler giudicare lui, però l'errore che lui promulga purtroppo è talmente evidente e ampio che non è possibile. Le Paoline, il 28 uscirà un libro scritto da lui, io l'ho scritto. Dico, ma com'è possibile che voi, Paoline, che vabbè che mettano tutto, però stavolta, sì, appunto, però stavolta gli ho scritto. Dico, ma voi vi rendete conto che state promulgando uno che scrive eresie? Ma non ti rispondono mica, figurati. Devo dire la verità, il superiore mi rispose che stavano prendendo provvedimenti. Però le Paoline, figuriamoci, business, ma allora Don Giacomo Alberione a quest'ora, altro che se si è rivolta nella tomba. Cioè, ecco, allora, vedi com'è Sì. facile partire bene, e dico per tutti, e finire male, perché le Pauline erano una cosa eccellente per arrivare a tante persone, adesso sono diventate una cosa che non si conosce più. Vabbè, non le leggo, però, a parte qualche libro di Gabriele Amort e pochi altri, stanno stampando proprio di tutto, però bisogna che il popolo cominci veramente a scrivere delle lettere. Perché non, cioè, veramente sono rimasta male, dico la verità. Perché se lo dico a te, lo dico a chi ci sta ascoltando, leggete gli articoli che ho scritto su questo Don Paolo Squizzato, si rimane senza parole. E uno dice: ma questo andrebbe appunto
scomunicato, come è stato Stavo per scomunicato dire, mio esatto, fratello. è come un altro Minutella, mi viene da dire, Come no? Minutella. Signore, Allora, perdonami sono se... praticamente due estremi e gli estremi non vanno mai bene. Esatto. Uno è estremista da una parte e dice delle cavolate, numero uno. L'altro è estremista dall'altra parte e dice delle eresie grandi come case. Nel mezzo c'è la verità, nel Che mezzo, nel Dio. senso, non perché non siamo né caldi né freddi, ma perché nel mezzo c'è quello che ci porta a Cristo, quindi la verità insieme alla misericordia. Invece è diventato adesso tutto un gran caos. Sì, quindi dicevo, le anime, capisci, in personaggi così. Così come i catechisti che magari vanno a fare il Reiki, questa la dico così, non so se ci sono, possono indurre all'errore tante anime. C'è solo che da pregare, guarda, a me viene a Sì. pensare, tu prima hai nominato Padre Amort e mi sei aperto il cuore perché mi piacerebbe in base, cioè ci piacerebbe a noi come rubrica e a me personalmente come Popolo della Famiglia TV riaverti da qui a giugno se ti andasse e magari parlare proprio di Padre Amort perché è comunque una grazia anche solo pronunciare il suo nome, penso, no? In qualche Sì, è modo. stato un grande, io gli devo tanto perché è stato, anche se l'ho conosciuto negli ultimi anni, però gli devo tanto, primo perché è stato il mio sponsor senza che io gli chiedessi niente, se non una presentazione del libro, ma ho detto così, ho detto figurati se mi considererà. E invece il Signore aveva provveduto diversamente e grazie a Padre Amort io ho divulgato questo libro come Satana corrompe la società. Proprio perché lui ne ha parlato a Radio Maria, alle università, perché è rimasto entusiasta e dietro a questo entusiasmo io gli chiedo, approfittai ovviamente chiedendogli se mi faceva andare ai suoi esorcismi, cosa che lui mi ha permesso di fare ed è stata un'esperienza bellissima, ecco, stare accanto a Padre Amort durante gli esorcismi per me è stata una bellissima esperienza che non dimenticherò mai. E Ma... neanche dimenticherò Padre Amort perché appunto per me è stato, anche se ripeto, negli ultimi anni è stato come un padre, sempre entusiasta. Ogni volta che gli scrivevo, dico Padre Amort, ho letto il tuo libro, quello io dicevo, no, quello che è uscito adesso, mi è piaciuto e lui mi risponde, mi dice, ah, sono contenta che le sia piaciuto, ma non è bello come il suo. Ma dice, beh, questo entusiasmo sul mio libro, non so perché, però lui dice perché era semplice. Arrivava al punto e diceva le cose chiare, ecco, più o meno dicevano in effetti di questi argomenti pochi ne Pochi parlano ne perché parlano. sono un po' scomodi quelli del mondo dei media. Esatto. Guarda, abbiamo come pagina Facebook, come Paola Famiglia, mentre tu parlavi mi sono distratta, sono andata sul computer e ho postato, cioè, velocemente il link a Mondadori Store dove poter recuperare e acquistare per chi non volesse. Il libro Come Satana corrompe la società, quello di cui stavi appunto parlando, di cui se ho capito male, se non ho capito male, Padre Amort ti ha fatto la prefa, no? O no? Allora, lui ha fatto la prefazione, è una storia un po' particolare questa qui perché veramente il Signore aveva preparato tutto. Mi risponde, ma io avevo mandato sto plico, ma così non l'avevo neanche riguardato, dico figurati se donammo c'è tempo. E lui mi aveva scritto, infatti, guardi, mi arriva sempre tanti libri e ho poco tempo, le scrivo due righe, ho dato un'occhiata e via. E mi scriveva appunto, lo consigliava, eccetera. Però le vie di Dio sono davvero diverse dalle nostre. Nella busta aveva posto la scritta, potrò leggere nei pochi momenti di riposo. Io non capivo che mi aveva scritto questo. Si vede che l'ho mandato anche nel momento giusto, che ripeto, non dipendeva da me, ho fatto a caso io. E dopo pochi giorni mi arriva un'altra lettera di Padre Amort, dove avevo un entusiasmo, ho letto il libro, bellissimo, non esiste un altro. Ho detto, ma lo so, grazie a Dio. E lui mi ha fatto la prefazione e in più. La cosa più importante è che senza che gli chiedesse niente ne ha parlato a Radio Maria e nelle università, chiaramente parlando Padre Amort a Radio Maria, boh, capisci bene che il libro è andato alle stelle
tant'è che sono stata anche abbastanza in alto come si dice, nelle classifiche classifiche. con questo libro, ma tutto merito di Don Gabriele Amort, ovviamente. Tutto merito suo che per un disegno che noi non conosciamo e forse non ci sarà Sì. neanche dato di conoscere, ha voluto, ed è diciamo un merito tuo di aver detto sì, poi no, Sì, fondamentalmente. io sì, però devo dire la verità, il signore ha veramente fatto tutto, perché se uno ci pensa, là, intanto se non mandavo quel plico in quel momento, che non era neanche finito il libro, io non avevo più voglia, dico ma vabbè, glielo mando così. Quindi, se non lo mandavo in quel momento, lui non l'avrebbe neanche letto perché non aveva tempo. Ed è stato lui un po' a... Cioè, erano 3 anni che io le avevo chiesto una presentazione, dopo 3 anni mi faccio presente, ma ripeto, ecco, io mi sono con la mano di Dio qui, perché forse voleva che fosse divulgato e senza Amort non sarebbe stato divulgato, anche perché le case editrici mi hanno fatto tutte storie, tutti, perché quando si va a toccare la televisione diventa un problema enorme. Esatto. Diciamo che durante questa intervista abbiamo toccato l'argomento radio musica per eventualmente una prossima. Io la butto là così, insomma, sai, io sono di Roma, ci provo sempre. E per un'eventuale tua successiva partecipazione, sempre diciamo in questo Sì, ci anno. possiamo sentire, Sarebbe certo. interessante affrontare anche l'argomento, ovviamente se ti andasse, insomma, di Sì. parlare in breve di Padre Amor, ma anche come la televisione, il cinema, tutto ciò che è più visuale. Oggi era più un discorso di cosa ascoltiamo, no? Inconsciamente o Certo. consciamente. La televisione penso che sia un altro bel, no, una Sì. bella fetta, esatto. Grazie di questo tempo, Annalisa, perché è un piacere Grazie ascoltarti, è un apprendimento continuo, è una trasfusione, ecco, guarda, proprio una trasfusione, proprio una Emanuele. trasfusione, proprio una trasfusione. Un'ultima domanda per chiudere. Sì. Noi chiudiamo le nostre interviste con i nostri ospiti chiedendo se loro desiderano formulare una domanda, una richiesta, un messaggio nella bottiglia, per così dire, alle istituzioni coinvolte Certo. direttamente o indirettamente nella tutela, mi viene da dire, di elementi dello spirito, della spiritualità che esula dalla Chiesa, ovviamente, quindi. Perché la Chiesa fa Certo. bene, lo fa il suo mestiere, cerca di farlo, voglio dire, con tutte le meraviglie che ne escono. Quale messaggio tu, come fondatrice dell'Esercito di Maria, vuoi lanciare così Alle alle istituzioni. istituzioni, se? Io voglio lanciare questo messaggio che mando sempre, anche se a volte non in maniera diretta, alle istituzioni affinché possano prendere provvedimenti seri contro tutti quei cantanti che cantano la morte ai nostri giovani, non solo nelle discoteche, cioè fare attenzione lì, ma proprio eliminarli. Nel senso che non possano più promulgare certi tipi di messaggi. Questo chiederei. Un contenimento della comunicazione negativa, se vogliamo, Certo, esatto, no, no, proprio di certamente. morte, proprio, capito? Speriamo che ci ascoltino, perché la speranza è Speriamo. sempre quello, continuare a chiedere e a chiedere il bene, può solo che essere utile. Quindi grazie, grazie Annalisa, grazie per questo tempo che ci hai dedicato. Grazie a Grazie, voi. grazie per quello che fai, perché lo fai. Hai detto una bellissima. Io vorrei chiudere con questa bella frase che tu hai detto: io sono mamma di figli non partoriti. Ed Esatto. è bello, perché sei la manifestazione umana di quanto ascoltiamo spesso, no? Si è anche mamme di figli che non si sono partoriti, ma che abbiamo permesso rinascessero.
portandole al Signore, perché si rinasce, no? Proprio è una rinascita vera e propria, trovare e ritrovarsi nel Signore. Quindi grazie anche per questo. Io ti saluto, ti abbraccio, proprio spero di poterti vedere presto presto. Vienimi a trovare a Milano, ti prego. Speriamo, speriamo, Emanuela. Ti aspetto. Dai, organizziamo una cosa anche con Luca, con Di Tolve, Sì, certo, volentieri. ci penso Sì, mi, ci volentieri. penso mi. Va bene, Emanuela, noi ci siamo. Un bacio grande, che Dio ti benedica Grazie a sempre. te e a tutti gli ascoltatori, un abbraccio grande. Grazie tesoro, grazie a te. Ciao cara, buona Ciao, serata e buona Emanuela. domenica. Ciao bella. Ciao. Ciao. Allora ragazzi, chiudiamo questa puntata perché stiamo sforando. Grazie Annalisa, emozionante ed è stata veramente una, come ho detto, una trasfusione, perché da ascoltare, da riascoltare, da diffondere, da fare ascoltare soprattutto ai nostri figli, ai figli dei nostri amici e ai nostri amici e alle nostre amiche, a quelle mamme, a quei papà che magari canticchiano questi motivetti senza magari rendersene conto, pensando che siano innocenti, invece innocenti non sono. Annalisa ci ha dato tanti strumenti, tanti input per poterci difendere in questa guerra terribile contro la vita. Io vi saluto, vi ringrazio, ringrazio quanti si sono collegati, ve li vedo tanti, non ce la faccio a leggere, vi chiedo scusa, devo chiedere le lezioni a Mario perché Mario su questo è bravissimo. Grazie a quelli che ci hanno seguito sul canale YouTube. Vi do appuntamento alla prossima settimana, sempre alle 19:30, su Popolo della Famiglia TV con Semi di Speranza. Buona domenica, grazie ancora, ciao!